2018, ci troviamo allo stand della Nestlé Professional Perugina con Federica Braghi, la Business Executive Officer di Nestlé Professional, che intanto invitiamo a salutare gli amici di Horeca TV.it. Bene, buongiorno a tutti, sono qua al SIGEP e sono contenta di poter parlare con voi. E noi nel frattempo in pochi minuti andremo ora a spiegarvi attraverso la sua voce che cosa presenta il marchio Perugina nello stand di Nestlé Professional. Allora, quest'anno è il terzo anno che presentiamo Perugina in questo stand che si occupa sia di gelato che di cioccolato per il mondo del fuori casa. Nestlé Professional, lo preciso, è un business di Nestlé che è dedicato totalmente al fuori casa. Noi abbiamo due stand, in questo particolarmente dedicato a Perugina, quest'anno abbiamo delle grandi novità. La cosa di cui andiamo molto fieri sono queste salse in bottiglia a base di cacao, che sono le salse Perugina, molto interessanti perché si prestano sia a fare decorazioni che farciture che diciamo a creare delle ricette innovative in una modalità molto facile, perché adesso gli operatori del settore diciamo del fuori casa ci chiedono prodotti pronti all'uso con un brand importante, con un gusto di qualità che soddisfi il consumatore che è abituato a chiedere sempre di più, e Perugina è in grado fortunatamente di rispondere. Assolutamente sì. Bene, altra cosa importante che in questo stand troverete è una vetrina dedicata al cioccolato, perché noi abbiamo deciso di occupare la vetrina del gelato con la forza del marchio Perugina, che ovviamente è forte nel cioccolato, e quindi avrete alle mie spalle, c'è una vetrina golosissima dove abbiamo presentato molte ricette che partono dal cioccolato in tutte le sue varianti, il mondo gianduia, il fondente, il cioccolato al latte, il cioccolato bianco, dove Galac è un partner di Perugina importante, uno dei nostri grandi marchi del cioccolato bianco, e quindi abbiamo tutte le novità della vetrina del cioccolato. Altra cosa incredibile, è successo del 2017, è stato il cremoso Perugina, che è una di fatto è un gusto super goloso di crema solida che va in vaschetta, che riesce a dare una struttura al gelato veramente corposa, e quest'anno abbiamo presentato il gusto bianco. Questa cosa ovviamente ha diciamo permesso di allargare la gamma dei cremosi, che l'anno scorso erano solo due, adesso abbiamo arricchito con il cremoso bianco, e quindi anche questa è una grande novità su cui stiamo facendo veramente la differenza, perché riusciamo a dare il cioccolato in tantissime forme, quindi stiamo veramente calcando il mondo del cioccolato con tante varianti di gusto, e questo diciamo è un po' quello che presentiamo qua. Ecco, io nel frattempo, mentre ascoltavo con particolare interesse quanto esposto da Federica, avevo un attacco di ipoglicemia perché... Sì, avevi voglia di assaggiare qualcosa? No, in realtà, no, devo dire, noi abbiamo un cuore dolce in Nestlé, perché effettivamente chi conosce Nestlé magari ha in mente, sì, Nescafè sicuramente, che è un brand per noi importantissimo, però se pensa a tutto il mondo del dolce, noi qua, ho parlato di Perugina perché è il brand su cui stiamo puntando tanto, però c'è, se avete visto un po' in giro, ci sono il gelato al gusto Baci Perugina, ho parlato di Galac, c'è Kit Kat che è un altro brand importantissimo, stiamo facendo anche delle attività molto belle per animare le gelaterie, perché nell'angolo dietro, che forse voi non avete ancora visitato, ma veramente vi invito a visitare, ci sono due momenti che abbiamo animato proprio per raccontare ai nostri clienti, ai gelatieri, cosa si può fare in una gelateria per coinvolgere il consumatore. Va bene il momento del gusto, va bene il momento del piacere del gelato, ma quando poi riesci a fare un'animazione in store che coinvolga il consumatore anche in un'esperienza, per esempio con il visore, che è un'esperienza innovativa attraverso appunto un gioco interattivo a base di KitKat, che tu devi trovare in questo gioco dove sono i marchietti KitKat, no? È veramente una cosa nuova, quindi noi stiamo cercando il più possibile di coniugare sia il momento di qualità del prodotto al momento di esperienza, di gioco, di consumo fuori casa, che è in assoluto forse la cosa più divertente, perché poi alla fine oggi tutti fanno qualità. La cosa bella è poter avere dei brand che ti fanno vivere un'esperienza completa, di piacere. Multisensoriale. Multisensoriale, esattamente. Sì, è proprio questo. Federica, voi avete
molti brand importantissimi, un'offerta molto appetibile, ma diciamo intanto qui al SIGEP qual è il vostro target, a chi vi rivolgete in particolar modo? Beh, allora noi siamo, diciamo, da sempre forti nel mondo dell'Horeca, perché ci siamo rivolti al mondo dell'hotel e della ristorazione con tanti prodotti nel mondo del dessert e, come dicevo prima, anche di Nescafè. Per cui noi parliamo sia al mondo dell'hotellerie, perché nel mondo dell'hotellerie si consuma tanto caffè a colazione, ma sempre di più ci stanno chiedendo i nostri clienti dell'hotel anche di avere esperienze appunto targate Baci Perugina, targate Kit, perché anche nell'hotel hanno voglia di fare esperienze nuove. E poi allo stesso tempo, chiaramente, essendo qua nella fiera del gelato, è evidente che ci rivolgiamo a tutto il mondo del gelatiere, quindi tutte le gelaterie e le pasticcerie, perché adesso sempre di più c'è l'ibridazione tra gelato, cioccolato, dessert. Non esiste quasi più il concetto del solo gelato senza il dessert o della sola pasticceria che non prova anche a fare qualcosa di diverso. Quindi il nostro mondo è il mondo del fuoricasa in senso lato, e in particolare ci rivolgiamo a gelatieri, pasticceri, mondo dell'hotelleria sicuramente, ma anche della ristorazione organizzata, nel senso che alcuni dei nostri concept sono eccezionali anche per chi ha poco tempo, ha uno staff magari non così preparato, non così, diciamo, esperto anche nel preparare cose artigianali, quindi abbiamo anche prodotti che si rivolgono a loro. Diciamo che Nestlé è una delle aziende più importanti al mondo nel food, diciamo che è il primo torrefattore al mondo, diciamo che Nestlé Waters ha una divisione acque che è praticamente unica. Insomma, non continuiamo perché altrimenti... ci sono tantissimi brand importanti. E io ti interrompo, altrimenti loro dicono che mi avete pagato per dire tutto questo. Però certamente, proprio perché siete molto strutturati, avete una rete vendita estremamente capillare, con più divisioni. Tuttavia, sai, le maglie non sono mai troppo strette. C'è sempre qualcuno che dice, sì, facile dirlo, ma se io volessi poi andare a mettermi in comunicazione con loro, perché da me non è mai passato nessuno della Nestlé Professional, a quale indirizzo di posta elettronica possono scrivere per riuscire a entrare in contatto con voi? Allora, innanzitutto esiste proprio un indirizzo che si trova su tutte le comunicazioni, perché basta entrare nel sito ed è facilissimo mettersi in contatto con noi, perché sul sito Nestlé Professional trovano immediatamente il contatto. Quindi questa è la prima cosa che consiglio io, assolutamente. Poi l'altra possibilità, ovviamente, c'è il sito di Nestlé più ampio, dove poi esiste anche un contatto proprio di call center che permette di entrare in contatto con la gente di zona, nel senso che noi siamo capillari e in ogni provincia d'Italia abbiamo la copertura, quindi non esiste una provincia dove non ci sia il nostro agente. Quindi da un lato siamo noi ad andare a cercare clienti, no, in maniera proattiva, dall'altro chi ci cerca, il consiglio più facile è passare attraverso il sito, assolutamente, quindi il sito di Nestlé Professional. Perché c'è sempre, appunto, come dicevo, la maglia che si è allargata e lì magari non è riuscito a essere sufficientemente capillare per raggiungere quell'utente. Anche perché ci sono 312.000 punti vendita nel mondo del fuoricasa, come ho detto prima, noi avendo tanti marchi e tante categorie, di fatto ci rivolgiamo a più interlocutori, no? Quindi è normale che sia difficile a volte capire, no? il nostro mondo di Nestlé così ampio, però il fuoricasa è la nostra destinazione, i punti di consumo sono tanti, dobbiamo cercare anche noi di fare un lavoro di lead generation, perché ci interessa arrivare al cliente giusto, chiaramente, e lavorare di qualità, perché di sicuro il nostro obiettivo è quello di lavorare sui concetti che sono sicuramente premium, hanno dei brand dietro sicuramente, quindi questa cosa non permette, no, di lavorare a volte basandoci esclusivamente sul prezzo. Noi cerchiamo di portare valore, di portare esperienza, e quindi noi cerchiamo i clienti che secondo noi siano quelli più adatti a valorizzare i nostri marchi. Il cliente, se ci vuole cercare, ci trova facilmente sul sito. Io mi auguro che i nostri agenti sappiano cercare il cliente giusto anche loro, eh? Questo è quello che mi auguro sempre io, assolutamente. Ovviamente, però, appunto, sai, c'è chi ha aperto da poco, cambiato gestione. Beh, c'è anche da dire che il SIGEP è una vetrina fondamentale. Noi infatti abbiamo investito molto volentieri in questa fiera importante, perché ci rendiamo conto che ormai non è più la fiera solo del gelato, è la fiera del fuori casa. Qui al SIGEP noi ci stiamo accorgendo che, oltre a tutto il mondo dell'internazionale, perché sinceramente io vedo tantissime persone che parlano tante lingue, perché sono attratte da quello che è il Made in Italy, che fortunatamente è ancora un brand tanto importante da esportare,
vengono anche a curiosare perché magari vogliono aprire una gelateria, che ne so, a Dubai piuttosto che in Brasile o da qualche altra parte, e ci chiedono informazioni sui nostri marchi, che sono fortunatamente planetari in tanti casi, no? Quindi questa è una vetrina per noi molto importante, e qua facciamo un sacco anche di, se vogliamo, recruiting, no? Di acquisizione di clienti. Quindi questa è una vetrina, così come lo è, ripeto, la proattività di andare a cercarci clienti, così come sono le attività di comunicazione che facciamo attraverso le nostre attività digital, le nostre attività magari in tanti modi. Sicuramente, ripeto, se uno dovesse fare un cercato di verde, un disastro, un altro, così come potrete vedere al di sotto dell'articolo dove state visionando questa intervista, c'è un form dove c'è scritto: sei interessato agli argomenti di cui è stato discusso nell'intervista, voi potete lasciare nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico e la vostra comunicazione, e noi faremo in modo da poterla passare a loro. Noi, sai Federica, ma lo facciamo con tutti i nostri partner, anche voi perché no, perché orecanews.it e orecatv.it sono i portali del fuoricasa, come è scritto qui sotto, vedete? Il portale del fuoricasa. Grazie Federica, sei stata cortesissima, ho dovuto bloccarti perché sei un fiume in piena, però magari sì, avrei tante altre cose da dire, però per il momento ci fermiamo qui, alla prossima puntata allora. Questo è entusiasmo e passione, determinato poi dai brand che possono riuscire a dare anche delle buone soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Federica, grazie. Grazie a voi, molto gentile da parte tua. Noi avremo modo di parlarne ulteriormente attraverso orecanews.it, quotidianamente con il nostro portale di informazione. Avremo modo di intervistare nuovamente qualcun altro, magari di Nestlé Professional a Venditalia 2018 o magari in altre fiere in cui sarete presenti. Certo, volentieri, perché noi abbiamo i colleghi ovviamente che si occupano del mondo vending, quindi sicuramente saranno disponibili a raccontarvi un po' di cose del settore. E noi li accoglieremo molto molto volentieri. Amici, non andate via, perché oltre a tutto quello che abbiamo detto è un fiume in piena, c'è tantissimo altro da documentare con microfono e telecamera qui al SIGEP 2018. Non andate via.